Buongiorno. Good morning. We're in part two of Jesus Brings Freedom. Siamo nella seconda parte di Gesù porta la libertà. And today I'm going to share with you the secret of how to live as a Christian. E oggi voglio condividere con voi il segreto di come vivere da credenti. Matteo. And it's this. Ed è questo. Be more arty. Sii più come arty. Arty loves people. Arty ama le persone. Generously sharing himself with anyone who will let him. Condividendo generosamente se stesso con chiunque glielo permetta. And daily, when on his off-lead walk, e ogni giorno quando passeggia senza guinzaglio, experiences a deep and profound joy in his freedom. Prova una gioia profonda nella sua libertà. I tell you, be more arty. Vi dico, siate più come arty. Joking aside. Scherzi a parte. Here's the serious question for you today. Ecco la domanda seria per voi oggi. How deep and profound is the joy you know in your freedom in Christ? Quanto è solida e profonda la gioia che conosci nell'essere libero o libera in Cristo? Or as we looked at last time, are you still shackled in some way? O come abbiamo visto la volta scorsa, sei ancora incatenato, incatenata in qualche modo? Because Jesus calls us into freedom. It's why he came. Perché Gesù ci chiama alla libertà. È il motivo per cui è venuto. In Luke 4, starting at verse 16. Luca 4, da versetto 16. He went to Nazareth, where he had been brought up. And on the Sabbath day, he went into the synagogue, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e, come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: "Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore." Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere. E gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. E gli prese a dir loro: "Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite." The arc of the biblical narrative serves to tell the story of salvation. L'arco della narrazione biblica serve a raccontare la storia della salvezza. Salvation from the slavery of sin and death. La salvezza del peccato e della morte. And into the freedom of new life in Jesus. E nella libertà della nuova vita in Gesù. We're in the season of Lent, preparing for Easter. Siamo nella stagione della Quaresima, preparandoci alla Pasqua. And it is not a coincidence that Jesus dies at this point in the Jewish year. E non è una coincidenza che Gesù muoia a questo punto dell'anno ebraico. It's the Passover,
the festival of freedom. È la Pasqua, la festa della libertà. Just a few days before this feast, some of the disciples have seen him transfigured. Pochi giorni prima di questa festa, alcuni dei discepoli lo hanno visto trasfigurato. And listen to the language Luke uses to describe this. Ascoltate il linguaggio che Luca usa per descriverlo. Luke chapter 9. Luca capitolo 9. About 8 days later, Jesus took Peter, John and James up a mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face was transformed, and his clothes became dazzling white. Suddenly, two men, Moses and Elijah, appeared and began talking with Jesus. They were glorious to see, and they were speaking about his exodus from this world, which was about to be fulfilled in Jerusalem. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. La parola che usa Luca qui, che è tradotto come dipartita, nell'originale greco è proprio esodo. His exodus from this world. Il suo esodo da questo mondo. In the same way that the first exodus brought the Israelites out of slavery. Nello stesso modo in cui il primo esodo fece uscire gli israeliti dalla schiavitù, this second one will bring all people out of slavery. Questo secondo farà uscire tutti i popoli dalla schiavitù. What goes into the tomb with the crucified Christ is sin and death. Ciò che entra nella tomba con il Cristo crocifisso è il peccato e la morte. And they are not resurrected. E non risorgono. What is resurrected with him is freedom and life. Ciò che risorge con lui è la libertà e la vita. My apologies to the artist of this wonderful painting. I can't find exactly who he is now. Mi scuso con l'artista di questo meraviglioso quadro perché non riesco più a trovare il suo nome. But how genius is this image? Ma quanto è geniale questa immagine? We're going to leave it for a short time for you to use as a focus of personal prayer. Vi lascerò un po' di tempo per usarla come un punto focale della preghiera personale adesso. Look at the painting. How does it make you feel? Guardate il quadro. Come vi fa sentire? What is the darkness you have stepped away from into the light? Qual è l'oscurità da cui siete usciti per andare verso la luce? I'll draw us back together with a prayer that are the lyrics of one of my favorite worship songs. Ci tornerò dopo qualche momento su con una preghiera che altro non è che il testo di uno dei miei canti di chiesa preferiti. Let's pray. Preghiamo. Who breaks the power of sin and darkness? Spezzi il potere del peccato e delle tenebre. Whose love is mighty and so much stronger? Il cui amore è potente e molto più forte. The King of Glory, the King above all kings. Il Re della Gloria, il Re sopra tutti i re. This is amazing grace. Questa è una grazia stupenda. This is unfailing love. Questo è un amore infallibile. That you would take my place. Che tu hai preso il mio posto. That you would bear my cross. Che hai portato la mia croce. You laid down your life. Tu hai dato la tua vita. That I would be set free. Perché io sia liberato. Oh, Jesus, I sing for. O Gesù, io canto.
all that you've done for me. Per tutto quello che hai fatto per me. Amen. Amen. The power of this image is that the cross was meant to be the end. La forza di questa immagine è che la croce doveva essere la fine. He was meant to be nailed there forever. Doveva essere inchiodata lì per sempre. But God in his mercy, ma Dio nella sua misericordia, and Jesus in his love, turns that constricting shape into the symbol of ultimate liberation. E Gesù nel suo amore trasforma quella forma oppressiva nel simbolo della liberazione totale. The act of communion should not only remind us of Christ's sacrifice. L'atto della Santa Cena non dovrebbe solo ricordarci il sacrificio di Cristo, but also his risen life. Ma anche la sua vita risorta. The cross was not the end. La croce non era la fine. It was the beginning of a new freedom. Era l'inizio di una nuova libertà. Ephesians chapter 1 verse 7. Efesini capitolo 1 versetto 7. He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his son and forgave our sins. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. This is our Exodus song. Questo è il nostro canto d'esodo. Let's sing it with gratitude and joy. Cantiamolo con gratitudine e gioia. Adesso prenderemo il pane e il vino, quindi chiedo a Speranza e a Lucia se possono passare gli elementi e rifletteremo, non faremo musica, rifletteremo su questo pane e questo vino, cosa rappresentano per noi. We're freed from the power of death. Siamo liberati dal potere della morte. But what are we freed to? Ma per cosa siamo liberati? First of all, we are freed to love. Prima di tutto siamo liberati per amare. You were called to freedom, but don't use your freedom as an opportunity for the flesh. Rather, be slaves to one another in love. Voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. We are freed to love. Siamo liberati per amare. And love in such a way that we become slaves to it. E amare in modo tale che ne diventiamo schiavi. As N.T. Wright puts it. Come dice N.T. Wright, love means enslaving yourself to other people in a whole new way, making their needs your priorities and their sorrows your concern. Amare significa asservire te stesso alle altre persone in un modo completamente nuovo, facendo dei loro bisogni le tue priorità e del loro dolore la tua preoccupazione. The call to freedom and the call to love are synonymous. La chiamata alla libertà e la chiamata all'amore sono sinonimi. Having gained the first, we must live the second. Avendo ottenuto la prima, dobbiamo vivere la seconda. Or as Jesus puts it. O come dice Gesù. Mark 12:30-31. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind and all your strength. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. Marco capitolo 12 versetto 30. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. In other words, our gaze is fixed upwards and our actions are outwards. In altre parole, il nostro sguardo è fisso verso l'altro e le nostre azioni sono verso l'esterno. Our love is cross-shaped.
Il nostro amore è un amore a forma di croce. And forged by the Spirit at work in us. Un croce modellato e forgiato dallo Spirito all'opera in noi. It's also a love radically different to any other kind of love. È anche un amore radicalmente diverso da qualsiasi altro tipo di amore. And it may well not come as easily to us as we think it might. E potrebbe non venirci così facilmente come pensiamo. I love the novels of the Italian writer Elena Ferrante. Amo i romanzi della scrittrice italiana Elena Ferrante. They fizz along with such passion for life. Spumeggiano con una tale passione per la vita. And yet they can also be quite difficult reads. E tuttavia possono essere anche letture piuttosto difficili. As she doesn't shy away from the darker side of humanity. Perché lei non si tira indietro di fronte al lato più oscuro dell'umanità. In her novel, The Lost Daughter, nel suo romanzo La figlia perduta, she confronts the cultural taboo of a mother who doesn't love her child. Affronta il tabù culturale di una madre che non ama suo figlio. I'm not a natural mother, says Leda, the main character. Non sono una madre naturale, dice Leda, la protagonista. Society, particularly Italian, la società, particolarmente quella italiana, says that mothers should be perfect. Dice che le madri dovrebbero essere perfette. Nurturing, gentle, tender, endlessly sacrificial. Nutrimento, gentilezza, tenerezza, infinito sacrificio di sé. Leda struggles to feel and to be these things. Leda lotta per sentire ed essere queste cose. They simply don't come naturally. Semplicemente non le vengono naturali. And eventually she leaves the family home and her daughter. E alla fine lascia la casa di famiglia e sua figlia. Love and loving in the way we are commanded to probably doesn't come naturally to us. L'amore e l'amare nel modo in cui ci viene comandato probabilmente non ci viene naturale. We too may struggle to love. Anche noi possiamo lottare per amare. Particularly the annoying. In particolare i fastidiosi. The horrible. Gli orribili. The creepy. Gli inquietanti. Add here your own adjective. Aggiungete qui il vostro aggettivo. But his call to love is more than an expectation. Ma la sua chiamata ad amare è più di un'aspettativa. It's a command. È un comando. And it can therefore be even more difficult for us to admit when it feels like a struggle. E quindi può essere ancora più difficile per noi ammettere quando ci sembra una lotta. As the writer Rachel Smith put it. Come dice la scrittrice Rachel Smith. God requires us to love not because it comes naturally to us, but because it comes naturally to him. Dio ci chiede di amare non perché ci viene naturale, ma perché viene naturale a Lui. His parent heart for us is perfect. Il suo cuore di genitore per noi è perfetto. And so our own hearts don't have to be. E così i nostri cuori non devono esserlo. Instead, we can know and rely on the love God has for us. Invece possiamo conoscere e credere all'amore che Dio ha per noi. And that's 1 John 4, verse 16. Questo lo troviamo in 1 Giovanni 4, 16. And when we understand that truth, e quando comprendiamo questa verità, we then have access to his supernatural love. Allora abbiamo accesso al suo amore soprannaturale. Available to anyone who asks for it. Disponibile per chiunque lo chieda. A love powerful enough to allow us to love our enemies. Un amore abbastanza potente da permetterci di amare i nostri nemici. Our friends. I nostri amici. And even our annoying families. E persino le nostre fastidiose famiglie.
Secondly, we are freed into life and life in abundance. In secondo luogo, siamo liberati per la vita e la vita in abbondanza. In John 10, it says this: I have come that you may have life and have it to the full. Giovanni 10 dice così: Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. So what is this fullness of life? Allora, cos'è questa abbondanza di vita? Does it mean as Christians we have lots of stuff? Significa che come credenti abbiamo un sacco di beni? Vast wealth. Una grande ricchezza? Total protection. Una protezione totale? No. 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 And no. E no. For believing that opens us up to the heresies of a prosperity gospel. And that when something bad happens to someone, well, it must be because they sinned. Perché credere questo ci apre all'eresia di un Vangelo della prosperità e credere che quando succede qualcosa di brutto a qualcuno, beh, deve essere perché ha peccato. Jesus promised us life to the full. Gesù ci ha promesso la vita in abbondanza. But he also promised us, in this world you will have trouble. That's John 16, verse 33. Ma ci ha anche promesso, nel mondo avrete tribolazione. Questo si trova in Giovanni 16, 33. So full cannot possibly mean a charmed and easy life. Quindi abbondante non può significare una vita incantata e facile. It has to be about something else. Deve trattarsi di qualcos'altro. In Ephesians chapter 3, starting at 17. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, how deep his love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Now, all glory to God, who is able, through his mighty work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to him in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. Efesini 3, da versetto 17. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o che pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. We've circled back to where we began. Siamo tornati al punto di partenza. This fullness of life begins with love. Questa pienezza di vita inizia con l'amore. God's love for us. L'amore di Dio per noi. And our understanding of that love's power. E la nostra comprensione della potenza di questo amore. To be filled with something is to be in its grip. Essere pieni di qualcosa significa essere nella sua morsa. To have that thing become the controlling influence in our actions and our behavior. Tale che quella cosa diventi il fattore dominante nelle nostre azioni e comportamenti. That's what Paul means in Ephesians chapter 5, verse 18.
È questo che vuol dire Paolo in Efesini capitolo 5 versetto 18. To be filled with the fullness or pleroma of God. Essere ricolmi della pienezza o pleroma di Dio means that God is the controlling influence. Significa che Dio è l'influenza principale. To be filled with the fullness of God is to be conscious of and yielded to God's presence. Essere ricolmi della pienezza di Dio significa essere consapevoli della presenza di Dio. And living this way has implications for us collectively as the church and for us as individuals. E vivere in questo modo ha implicazioni per noi collettivamente come chiesa e per noi come individui. As the church, God wants to fill us to such an extent that everyone knows that he can be found here. Come chiesa, Dio vuole riempirci a tal punto che tutti sappiano che lui si trova qui. One of my favorite sayings about the purpose of the church was coined by a vicar in the UK, the Reverend Dr. Sam Wells. Uno dei miei detti preferiti sullo scopo della Chiesa è stato coniato da un pastore del Regno Unito, il Reverend Dr. Sam Wells. He said, "Church, it's about abundant life, not hell avoidance." Ha detto, "Chiesa, si tratta di vita abbondante, non dell'evitare l'inferno." Individually, God wants to fill us so that we image him to others. Individualmente, Dio vuole riempirci in modo che noi rispecchiamo lui agli altri. Listen to Ephesians 4:23-24. "Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God." Efesini capitolo 4, dal versetto 23. "Avete imparato a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio." I love how N.T. Wright speaks of this. Mi piace come lo dice N.T. Wright di questo. "The true and unique person we are meant to be, which leads to a sense of, yes, this is what I was out here to do." La persona genuina e unica che siamo destinati ad essere, che porta ad un senso di, sì, questo è ciò che ero qui per fare. So, abundant life. Quindi, la vita abbondante. Maybe that is something about discovering or rediscovering who we are and what inspires us. Forse è qualcosa che riguarda lo scoprire o il riscoprire chi siamo e cosa ci ispira. When we discover that which really inspires and excites us and live in the joy of that, then maybe we are living abundantly. Quando scopriamo ciò che davvero ci ispira ed emoziona e viviamo nella gioia di ciò, allora forse stiamo vivendo in abbondanza. Let's take another look at the Ephesians passage. Along with life comes power. Diamo un'altra occhiata al brano degli Efesini. Insieme alla vita viene il potere. "Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Now all glory to God who is able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think." Affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. This power is the very energy of the life of God himself. Questa potenza è l'energia stessa della vita di Dio. He uses it to transform us into Christ-like beings. Egli lo usa per trasformarci in esseri simili a Cristo. In Jude chapter 1 verse 24. "To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy." Giuda 1:24.
a colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibile e con gioia davanti alla sua gloria. And this power is limitless beyond our imagining. E questo potere va al di là di ogni nostra immaginazione. 1 Corinthians 2:9. No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him. 1 Corinzi 2:9. Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai saliranno nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. That truly is life to the full. Questa è veramente la vita in pienezza. Amen. Amen. Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate. Ci credi? Ci credi che Dio ha preparato delle opere che si attende che tu faccia, che noi facciamo, come individui, come chiesa, come credenti che testimonino che Dio può, che Dio può fare qualsiasi cosa che è al di sopra della nostra immaginazione. Fermiamoci a pregare. Signore, sì, io credo che tu puoi fare attraverso di me queste cose che nessuno mai vide e che nessuno mai udì e che nessuno mai nemmeno pensò. Io ci credo perché tu so che sei potente da potermi trasformare, da poter trasformare la mia vita come già l'hai trasformata. Ma tu vuoi che altre vite vengano trasformate. Signore, rendimi un testimone, una testimone della tua potenza. Spirito Santo, riempimi della tua pienezza, perché io voglio una vita abbondante e che non sia piena di cose, ma piena di te, Signore Gesù. Te lo prego nel tuo santo nome. Amen.